amici di Padova, dove si sta svolgendo il raduno del tiro con l'arco, durante la processione per la Madonna di Fatima, un ospite ha detto che la Madonna ha anticipato le conquiste della fantascienza. Ma davvero? Mi chiedo, ma l'arco fa miracoli? L'arco è una fede? Quali sono i discepoli e gli apostoli del tiro con l'arco? Andiamo a scoprirlo. Il tiro con l'arco è uno sport. Puoi credere. No, non è una fede, è uno sport. Sì, assolutamente, è una fede. Ci devi credere in tutto e per tutto, perché altrimenti non ne viene fuori niente. Considera che io sono nel tiro con l'arco da quando avevo 8 anni. E prima come atleta, poi come allenatrice, adesso come fisioterapista. No, non direi una fede, è una passione. La fede è un'altra cosa. Però l'arco è una fede, è una famiglia, è qualcosa che non ti molla più una volta che ti ha preso. Sì, è una fede, è una grande passione. Se non c'è passione non puoi tirare con l'arco. Tu di religione a me non mi devi parlare, punto. Sono bravissimi a tirare l'arco. Non voglio dire una brutta parola, ma proprio l'arciere è quasi uno psicopatico per l'arco. Rispondi presente. Sì. Come quando sei andati a fare? Domanda abbastanza complicata. Prego, sì. Prego per non per farmi vincere, ma per farmi affrontare meglio la gara. No, dico le preghiere, prego nel senso che cerco di mettermi lì e di pensare cosa ridi. Vi auguro che fate bella figura. Ci vorrebbe un miracolo per, perché ne so, fatti vincere qualcosa, no? Un miracolo è qualcosa che avviene all'improvviso, quando meno te l'aspetti, e ci può essere l'aiuto o meno di qualcuno. È una cosa che non si può spiegare scientificamente. Sicuramente qualcuno di loro prima di una gara è venuto a chiedermi il miracolo e la gara l'ha portata a termine. Non venire a dirmelo a me del miracolo. Un atleta. Willy è un sacerdote? No, ancora no. In questo caso sì, per me sarebbe Willy. Se aveva un prete, gli dico i miei peccati? No, un sacerdote no, perché non mi piace tanto la parola, però che sono un punto di riferimento sì. Domande più facili, no? Chiedo aiuto a mia madre. Bravissimi. 3 apostoli del tiro con l'arco? Un discepolo del tiro con l'arco. Sì. Ferrari, Natalia Valeva e Paola Fantato. Comunque sia, ci sono tutti i miei compagni nazionali, sono tutti discepoli che percorriamo la stessa strada per arrivare a un obiettivo. Che qualcuno ci prenda, mi prenda per esempio, mi fa sentire molto importante. Discepolo, apostolo, andremo un po' sul blasfemo, però. Oh, tosto, Te sei proprio Roma, Te sei dur de crapa, compagni di Bergamasca. Ma senz'altro. Perché i pellegrini cercano qualcosa, comunque. Vanno in cerca di qualcosa, in giro, cercando qualcosa di forte, secondo me. Un pellegrino? È uno che fa una gran fatica. Noi siamo dei pellegrini che facciamo una gran fatica per raggiungere un risultato, per proseguire una fede. Bellissime. È stato il primo incontro con Willy, dove mi ha fatto provare questa disciplina e me ne sono innamorata. E incontri qualcun altro che ti fa battere il cuore di più, lo lasci. Nel posto giusto, al momento giusto. 3 del 5 del 1993, 3 sfighe in un giorno, pare poco? Cioè alla fine diventi tipo Giuda, diciamo così.
È come lasciare un fidanzato, no? Finché non vedo, non credo. No, non lo pubblicare. Però, no, scusa, dove dice? Ma io la ringrazio lei, mi dispiace non essere stata tanto espansiva. Vedo che quando si fa qualcosa con estrema passione, cioè col cuore, ci sia anche tanta fede. Quindi in tutto quello che si fa, fino in fondo, con sacrificio, c'è molta fede.